Allora, io vorrei soprattutto condividere con voi lo schermo per farvi vedere quali sono, in che modo registrarvi a questo programma. Vi ricordo soltanto alcuni dati che sono quelli fondamentali. Allora, quest'anno assegneremo 60 borse. La pre-registrazione è aperta dal 3 ottobre al 27 ottobre. Poi c'è una fase di registrazione che è aperta dal 28 ottobre al 28 novembre. Allora, perché c'è questa distinzione? Semplicemente se vi registrate entro il 27 ottobre ottenete 5 punti in più nella valutazione ai fini della graduatoria e vi assicuro che nel progetto italiano no, sono fondamentali perché c'è tanta richiesta, quindi purtroppo 60 borse non sono tante, finiranno in un attimo. Quindi io oggi vi darò tutti quei consigli pratici per cercare di ottenere e quindi anche queste piccole cose, tipo 5 punti in più perché vi registrate prima, vi assicuro che sono fondamentali. Quindi, registrazione, adesso vi faccio vedere sul portale come fare. Per finire il discorso scadenze. Poi dal 3 novembre al 28 novembre è la fase invece del matching, per cui se voi vi siete registrati o pre-registrati e vi abbiamo approvato il profilo perché avevate i requisiti formali per partecipare, allora vi diamo accesso sempre tramite il portale U4U a questa fase di matching durante la quale potrete visualizzare tutte le host organizations che sono registrate sul portale e selezionate quelle di vostro interesse e le contattate con email di solito, ne contattate alcune, non limitatevi a una o due perché magari poi non rispondono, sono lente, quindi dovete essere molto proattivi in questa fase, mandare email, sollecitare e cercare alternative. E un altro consiglio importante che mi sento di darvi, se non trovate organizzazioni di vostro interesse o comunque ce ne sono soltanto una o due, provate anche a contattare delle aziende che sono fuori, che non sono iscritte al portale U4U e magari se avete già contatti e potete proporgli di ospitarvi come tirocinanti con una borsa di studio che è appunto questa, U4U, e per fare questo loro si devono registrare sul portale e noi li dobbiamo approvare. Allora, tutti i requisiti, sia per voi che per le host organization, per partecipare, stanno scritti sul bando. Quindi l'azienda, insomma, deve rispettare quei requisiti, altrimenti non la possiamo approvare e voi non potete fare il tirocinio con loro. Allora, adesso faccio una condivisione dello schermo. Condividi schermo. Condiviso? No. Ah, condividi. Adesso è condiviso. E vi faccio vedere le cose fondamentali. Allora, questo lo abbassiamo. Andiamo sul sito di Eugen innanzitutto. Ecco, pensavo di aver preparato tutto, invece no. Allora, scusate, il sito di U4U. Allora, intanto, prima non vi ho detto, U4U è sia un progetto italiano, sia un progetto di altri paesi europei, cioè è attivo anche in Spagna, in Francia e in Portogallo, dove ci sono altri consorzi di università, consorzi U4U, e quindi lo stesso progetto italiano esiste anche lì, lavoriamo tutti quanti insieme, noi di UGEN coordiniamo tutti questi consorzi, quindi lavoriamo in rete. E quindi
Quindi questo è il sito di tutta la rete, diciamo, e mentre U4U Italy, che vedete qui, è dedicato solo al progetto italiano. E vabbè, vado velocemente, non vi faccio vedere tutto, però vi consiglio di andarvi a vedere chi sono le altre aziende, scusate, questo lo vorrei togliere. Chi sono qui, vedete, players, gli altri, le altre università, insomma, andatelo a vedere questo sito. Qui Documents and Rules, trovate documenti per tutti gli studenti di tutti i consorzi. Qui U4U Italy invece trovate soltanto la parte dedicata al consorzio italiano. Qui in rosso, bando U4U, è il bando che dovete leggere molto attentamente, che riguarda insomma questo, la call al momento attiva, cioè sia in italiano che in inglese. Ci sono le FAQ e questi invece sono i risultati di un bando precedente. E in ogni caso vi serviranno alcuni documenti che sono pubblicati qua, tipo regole di avvio del tirocinio, se vincerete la borsa vi servirà conoscerle. E poi letter of availability, qui avete un'idea di che cosa dovete firmare con la host per fare il matching, anche se non è questo il documento, questo è un template, ma il documento è un web form che troverete, diciamo, viene generato automaticamente dal portale. E lo genera la host organization quando decide di prendervi come tirocinanti, crea questo documento sul portale e ve lo manda da firmare, quindi voi non dovete fare molto se non firmarlo e caricarlo sul vostro profilo. Tutte queste cose leggetele bene, perché stanno scritte bene sul bando, quindi mi raccomando, prima cosa leggere bene il bando. Poi io volevo vedere brevemente con voi il portale e quindi come iscriversi. Allora, poi dopo risponderò a tutte le vostre domande. Allora, questo qui è il portale U4U, ok? Portale, fai login, register. Trainee, non iscrivetevi come host organization, ma come trainee. Lo dico perché spesso riceviamo registrazioni, insomma, nel profilo sbagliato. Poi, se ovviamente non avete ancora il profilo, dovete fare sign up. Invece, quando avrete già il profilo attivo, farete il login. Quindi sign up, mettete email, university country, che nel vostro caso è Italia, password e password, e I agree to the terms of service. Dopodiché, adesso non vi faccio la procedura, quando compilate questo ricevete un'email, aspettate un po', bisogna avere un po' di pazienza, ricevete un'email e confermate il link che vi viene mandato. Quindi a quel punto potete iniziare la registrazione. Io ho qui un profilo aperto e questo è quello che vedrete per la registrazione, per cui ci sarà nome, cognome, genere, data di nascita, vabbè, insomma, le vostre generalità. Poi tipo di ID, cioè potete scrivere carta d'identità, passaporto, quello che avete, e il numero di questo documento d'identità, matricola, codice fiscale, poi università, scegliete qui qual è la vostra università, ciclo di studi che è primo, secondo, terzo o ciclo unico, quando completerai questo ciclo, quindi la data presunta di laurea. Poi di laurea di questo ciclo di studi. Poi, have you already received an Erasmus Plus scholarship during this cycle of study? Significa appunto se avete già usufruito di mensilità Erasmus, e poi in caso di risposta positiva chiediamo per quanti mesi. Poi qui chiediamo il corso a cui siete iscritto, il codice ISHED che non è obbligatorio, l'anno di studio, vabbè, insomma, questo è abbastanza intuitivo. E poi favorite destination country,
serve più a noi a fini statistici, non per altro. Livello di lingua, scegliete quello che avete. Poi, se farete il tirocinio come studente, come neo laureato o neo titolare di master o di PhD, e se avete un background di svantaggio come definito qui, se volete condividere i vostri account di social network. Poi qui va la profile picture, curriculum, motivation letter, language certificate. Poi ISEE, se avete titolo per il supporto economico e in base a quanto definito sempre sul bando. Poi, una volta che avete compilato e caricato tutti questi file, e si genera questa declaration of compliance che voi dovete visualizzare, firmare e ricaricare. Se adesso facciamo view, ah no, scusate, questa era una mia prova. No, adesso no, questo non c'entra niente, però vedrete che vi si genera un file con le informazioni che avete messo, che è la Declaration of Compliance, in cui praticamente dichiarate che tutto quello che avete inserito è veritiero e lo caricate qui. Dopodiché potete così completare la registrazione. Attenzione che una volta completata la registrazione non la potete più modificare. Quindi questa è la prima fase, ok? Che abbiamo detto pre-registrazione, chiamata così fino al 27 ottobre, dopo registrazione, ma sempre la stessa cosa. Poi dal 3 novembre invece si apre la fase di matching, quindi è il periodo in cui entrate in contatto con le aziende, fate colloqui, vi proponete, potete anche ricevere delle proposte, perché anche le aziende contemporaneamente vedono i vostri profili qui sul portale. Anche per il matching con le aziende c'è in realtà una data entro la quale, se riuscite a caricare questa lettera of availability, ottenete altri 5 punti in più, che è il 14 novembre, mi dice Tonia. Quindi anche questo è importante. Chiaramente lì è più difficile, perché più che da voi dipende dall'azienda se riescono a mandarvela in tempo o no. Comunque poi l'importante è che completate il matching e quindi questo. Io non so, adesso lascerei direttamente la parola alle vostre domande, perché sicuramente saranno tante ed è inutile che continuo a parlare e magari i vostri dubbi riguardano altre cose. Allora, inizio a guardare le domande. E forse posso anche interrompere la condivisione. Allora, vediamo. È possibile cercare tirocini all'interno dell'università? E in che senso, Tonia, secondo te in che senso? Se all'interno dell'università dove è scritta, no. No, perché chiaramente non la regola è... Allora, non potete fare tirocini nello stesso paese in Italia, perché voi siete tutti di università italiane. Il tirocinio va fatto all'estero, in Europa, e potete sì assolutamente fare un tirocinio presso una università europea, ma non italiana. Poi, se è già iscritta al portale, bene, se no dovete farla iscrivere al portale. Poi, Manu Parras, non ho una certificazione inglese. Ah,
Allora, se non avete una certificazione inglese, ma comunque conoscete un livello B1 di inglese, potete usare l'opzione di caricare il video, cioè un video di un minuto, due minuti, insomma, in cui magari spiegate perché volete partecipare a questo bando, qual è il vostro progetto formativo in inglese, così lo possiamo valutare in questo modo. E quanti mesi di Erasmus posso fare? Allora, questo sta scritto sul bando, dai 2 ai 6. Posso scegliere una lingua del modulo di iscrizione anche senza il certificato? Posso scegliere una lingua anche senza... Sì, noi chiediamo solo il certificato di inglese, B1. Poi Anton ci dice, salve, nel bando c'è scritto articolo 3.2 che per quanto riguarda il certificato linguistico è accettato l'esame sostenuto tramite ESOL. Io l'ho sostenuto e superato, ma non viene rilasciato una certificazione all'università se non nel profilo di studente sull'apposito portale. Posso fare screenshot e inviarle come PDF? Sì, lo puoi fare. Poi Martina, dove si trova la parte per l'inserimento dei dati? Dunque, la parte per l'inserimento dei dati, cioè praticamente questo, no? Questa parte qui. E questa qui, allora, tu quando hai fatto la... Allora, qui bisogna andare sul portale. Qui tu, quando hai fatto il sign up, ricevi quell'email, clicchi sul link, poi dopo torni qui, fai login, metti email e password che avevi scelto e arrivi a questa pagina. Poi, scusate, quando mettiamo i mesi in cui siamo andati in Erasmus, dobbiamo mettere solo i mesi svolti all'interno dell'attuale corso di studio o anche quelli fatti nel precedente? Solo nell'attuale corso di studi, c'è scritto, in questo corso di studi, quante mensilità hai già fatto? Invece il certificato di lingue va bene anche uno del 2020 o è troppo vecchio? Va bene perché lo chiediamo dei 2 anni precedenti. Martina, è obbligatorio inserire l'ISEE? No, assolutamente no, lo carichi soltanto se rientri in una fascia di reddito più bassa di quella indicata nel bando, che poi è quella indicata da decreto ministeriale di quest'anno, che è la soglia massima per accedere al supporto economico aggiuntivo. Io avevo già provato, ci chiede James, io avevo già provato a ottenere una borsa con voi, quindi mi ero registrato in questo sito e quindi durante la fase di registrazione avevo inserito il vecchio CV Motivation Letter, facendo la login non mi è possibile aggiornare, quindi mi sono... allora, in questo caso James, devi rifare un nuovo, ricreare un nuovo profilo. Con un nuovo indirizzo email. Con un nuovo indirizzo email, però in realtà adesso ci segniamo il tuo nome perché il tuo profilo vecchio dovrebbe essere cancellato, quindi teoricamente dovresti poter utilizzare anche quello vecchio. Ok, lo dobbiamo controllare. Cos'è consigliabile, Costantino? Ci chiede Costantino Junior, cos'è consigliabile inserire nel curriculum e nella lettera di motivazione? Cosa viene valutato ai fini del punteggio? Allora, ai fini del punteggio, i criteri per la selezione sono indicati nel bando e quello che vi posso dire è che nella lettera di motivazione, siccome non la indirizzate a un'azienda specifica perché non lo sapete in fase di registrazione a quale host organization chiederete di fare il tirocinio, scrivete qual è il motivo per cui state partecipando a questo bando, qual è l'esperienza che volete fare e anche cosa cercherete, nel senso che cosa vi che tipo di settore, che tipo di attività, che tipo di skills vi piacerebbe migliorare attraverso questa esperienza. Però chiaramente deve essere generica, non è indirizzata a una singola azienda. Poi Alessandro ci chiede, il periodo in cui andremo in Erasmus, da quali fattori è determinato? Guarda, questo dipende da te
e dalla azienda siete voi che liberamente decidete il periodo. Ovviamente, ecco, questo non l'ho detto prima, diciamo la cornice entro la quale temporale che potete scegliere va dal 2 gennaio al 31 maggio, 2 gennaio 2023 al 31 maggio 2024. Quindi in questo arco temporale, quando volete, per un periodo dai 2 ai 6 mesi. Decidete voi insieme alla host. Il periodo, Alessandro, quindi abbiamo già risposto. Francesco. Salve, io ho già sostenuto il tirocinio curriculare in Erasmus, 5 mesi. Il 1 novembre comincia per me un contratto di internship extracurriculare all'ESA per 6 mesi, non retribuito ma con rimborso spese. Posso fare domanda? Allora, questo internship non è finanziato con il programma Erasmus, giusto? Se non è finanziato con programma Erasmus, sì. E se vuoi saperne di più, scrivici e approfondiamo la cosa. E comunque ti consiglio anche di chiedere all'ufficio Erasmus della tua università questa cosa specifica. Elena, si può mettere un certificato di inglese? Sì, cioè si deve mettere un certificato di inglese. Simona, buongiorno, il fatto di aver ricevuto già una borsa Erasmus Plus ci attribuisce o toglie punti? Non influisce sulla valutazione. Giorgia, buongiorno, avrei 2 domande. Qualora io partissi in questo secondo semestre che verrà, questa domanda non è terminata, ci avrà scritto più avanti. Beatrice, la fase di matching avviene prima di sapere come si è collocato in graduatoria? Grazie in anticipo. No. La fase di matching avviene prima, cioè avviene nel momento in cui completate la registrazione o la pre-registrazione e avete tutti i requisiti per partecipare, allora a quel punto partecipate alla fase di matching. Scusate, bevo un attimo. Ci sono tante domande, eh? Poi chiaramente quelle a cui non riuscirò a rispondere risponderemo poi per email. Allora, Chiara, il certificato di inglese ha una scadenza? Posso inserirne uno ottenuto 6 anni fa? Abbiamo scritto sul bando che deve avere massimo 2 anni. Elena, se ho l'Erasmus finito a giugno 2022 con il certificato di inglese dato, posso usare quello? Sì, Volz. Scusate, solo vorrei avere conferma che tutti quanti state leggendo la chat, no? Sì. Tutti leggono la chat, quindi pure se io leggo velocemente la domanda, sì, tutti la leggono, se mi mangio le parole. Ok. Allora, Alessandro, ho un certificato inglese ottenuto 4 anni fa, va bene? No, deve essere di 2 anni massimo. L'aver già partecipato a un Erasmus, oddio Alessandro, se non ce l'hai fai il video così non c'è bisogno che ti prendi un certificato apposta. Alessandra, l'aver già partecipato a un Erasmus per mobilità a fini di studio è penalizzante? Assolutamente no. Giovanna, salve, come deve essere strutturata la motivation letter? Questo ho già risposto prima. Pietro, salve, il fatto che io sia iscritto a un corso di laurea di inglese ha qualche rilevanza? Purtroppo no, l'iscrizione non è un certificato di conoscenza della lingua, però anche qui puoi fare il video e non ci sono problemi. Io sono iscritto a un corso, Leonardo, io sono iscritto a un corso di laurea quinquennale, ho già svolto 5 mesi Erasmus all'estero. Quanti mesi ho ancora a disposizione? Ne hai? Quinquennale sarebbe ciclo unico. Sì. Ciclo unico ne hanno 24, giusto? Quindi ne hai ancora 19, sì, credo. Sì. Per conferma chiedi al tuo ufficio Erasmus dell'università, però dovresti averne ancora, se ne hai fatti 19, sì.
Poi, Stefano, ho una certificazione conseguita nel 2019. 3 anni risulta ancora valida? No, sono 2 anni. Mariana, potrei partecipare al secondo anno di triennale? Sì, perché nella mia università è previsto il primo semestre e il terzo anno, se lo potessi fare, poi me lo convaliderebbero nell'anno previsto, giusto? Allora, queste cose specifiche vanno chieste all'università. Per quanto riguarda il progetto U4U, non ci sono problemi a partecipare al secondo anno di triennale, ma sono sicura che non ci saranno problemi con la convalida. Salve, vorrei chiedere, Giulia, il fatto che sono già stata in Erasmus andrà a inficiare sul contributo che mi verrà dato o no? Viene chiesto come domanda per le statistiche. Allora, chiaramente non devi superare i 12 mesi nello stesso ciclo di studio o 24 mesi se sei iscritta a un ciclo unico. The documents should be written in English or Italian language. I mean CV cover. Allora, so I answer to this question in English. Every document must be uploaded in English because it's for host organization to select you. Quindi ho detto che tutti i documenti CV, cover letter, ma solo questi, vanno compilati in inglese perché serve alle host organization per valutare il vostro profilo, quindi le host organization non parlano italiano. Martina, io già mi ero registrata sul portale, non mi fa vedere la parte per modificare e vedere le informazioni precedenti. Come posso fare? Allora, Martina, anche in questo caso ci segniamo il tuo nome perché dovrebbe essere cancellato il tuo profilo se non hai ottenuto la borsa di studio. Non è cancellato se invece l'hai ottenuta la borsa di studio perché rimane registrata finché non compili il survey dopo 6 mesi dalla fine del tirocinio. Quindi in questo caso devi registrarti con un nuovo account. Manu, quante mensilità di Erasmus posso fare per ciclo di studi? Bachelor quanti? Master quanti? Allora, è sempre 12, cioè in base a questo progetto puoi fare da 2 a 6 mesi, a prescindere dal ciclo di studi, da 2 a 6 mesi. Devi, in generale, nel ciclo di studi a cui sei iscritta, non puoi fare più di 2 mesi. Scusate, mi sono interrotta perché sento un audio attivo che è strano perché non dovrebbe essere possibile per voi attivare l'audio. Capisco da dove viene questa. Ah. Sì. Allora, ci sono degli audio attivi. Ecco, chissà perché non è possibile attivarlo, però qualcuno ci era riuscito, non lo so com'è possibile. Comunque, andiamo avanti. Allora, dove eravamo rimasti? Giulia Maggi. No. Sì, allora questo non l'abbiamo ancora risposto. Buongiorno, io sono iscritta al secondo anno magistrale, prevedo di laurearmi ottobre 2023 e fare l'Erasmus entro un anno dopo la laurea. Laurearmi ottobre 23, io non penso che sia possibile per lei, perché se lei si laurea ottobre 2023 è già laureata quando inizia la fase di matching, quindi non può partecipare. Ah no, oddio, sì, ecco, meno male che c'è Tonia, pensavo al 2022. Allora, ottobre 2023 va bene e fare l'Erasmus entro un anno dopo la laurea. Deve farlo, sì, da novem tra novembre 2023 e maggio 2024. Questo
Questa domanda mi riguarda o dovrò fare richiesta Erasmus Trainship in un altro bando? No, puoi farlo con questo bando, però con questo bando poi il tirocinio lo devi fare tra novembre 2023 e maggio 2024. Se invece lo vuoi fare o dopo maggio 2024 o vuoi proseguire oltre maggio 2024, ti consiglio di partecipare al bando dell'anno prossimo, così insomma sei più flessibile con le date. James Cerio, Giacomo, va bene, ok. Giorgia, buongiorno, avrei due domande. Qualora io partissi nel secondo semestre che verrà per l'Erasmus Studio, devo inserire lo stesso nel bando il numero di mesi che attuerò, anche se lo devo ancora svolgere? Allora, qualora io partissi nel secondo semestre che verrà per l'Erasmus, devo inserire nel bando il numero che attuerò, anche se lo devo ancora svolgere. Ah, questa è una buona domanda. Sì. Oddio, dipende se poi dopo, chiaramente partirai dopo questo periodo che secondo semestre è adesso. Quindi, no, da gennaio. È da gennaio, certo. Allora, guarda, su questo forse... A capire quanti mesi svolgerà, sì, durante il nostro studio. Sì, su questo, sui mesi previsti per il futuro, non... guarda, in realtà su questo non abbiamo una regola definita, per cui forse conviene che ci scrivi un'email a Italian Consortium e decidiamo esattamente come fare. Così ci pensiamo un attimo, ci confrontiamo pure con l'agenzia nazionale e capiamo qual è la migliore risposta da darti. Poi, Elena, se un certificato di inglese scade a dicembre, va bene lo stesso? Sì, va bene lo stesso. Veronica, anche io avevo già fatto domanda l'anno scorso e il mio profilo dovrebbe essere stato cancellato, grazie. Allora, controlliamo anche lei. Giovanni, buongiorno, se mi lauro il 25 ottobre con la triennale, ma faccio domanda per il tirocinio, ora che mi sono già preregistrato, cosa devo inserire nella fase di registrazione? Purtroppo non lo può fare perché non può partecipare lui, vero Tonia? Perché la fase di matching inizia il 3 novembre e quindi non completerai la candidatura con la fase di matching prima della laurea. Salvatore, buongiorno dottoressa, io sono in possesso di una certificazione inglese B2 di 8 anni fa. Sto seguendo il corso per conseguire il C1, ma non so se riuscirò a sostenere l'esame per il 27 ottobre. Nella fase di registrazione posso affermare di avere un B2 di inglese allegando la certificazione specifica? Allora, in questo caso ti consiglio di caricare il video, di fare il video in cui dimostri di avere un livello superiore al B1 e non c'è nessun problema. Per quanto riguarda invece i requisiti presenti all'articolo 3.2, basta inviare il mio piano di studi dove risulta il superamento dell'idoneità di lingua? Basta che risulta se hai anche il piano di studi va bene, dove risulta il B1 di inglese. Sono previsti punti in più per una certificazione linguistica rispetto all'idoneità dell'università? No, non sono previsti punti in più. Grazie. Nina, come certificazione linguistica va bene un esame di idoneità effettuato in facoltà? Sì, se risulta il risultato superiore a B1. Ludovica, curriculum e lettera motivazionale vanno in inglese. Alessandro, come funzionano i contributi europei? Vengono erogati ogni mese
E poi, oltre ai contributi europei, si ottiene un rimborso spese dall'host? Allora, prima domanda, riceverete l'80% della borsa totale per tutto il periodo a inizio mobilità e il 20% finale alla fine del tirocinio. Contributi aggiuntivi dall'host organization non sono obbligatori per le host. Alcune prevedono, alcune prevedono dei sostegni economici. Trovate questa informazione anche nel database delle host e comunque poi ne parlate con loro, ma non è per loro obbligatorio. Simona, è obbligatorio mettere la lettera motivazionale al curriculum lingua inglese nella fase di preregistrazione o possiamo inserirlo poi nella fase di registrazione? Allora, o si fa la preregistrazione o si fa la registrazione, è la stessa cosa, solo che fino al 27 ottobre la chiamiamo registrazione, dal 28 ottobre in preregistrazione, dal 28 ottobre in poi la chiamiamo registrazione, non è che dovete fare tutte e due. Prima cosa, seconda cosa, quando fate o la preregistrazione o la registrazione dovete inserire obbligatoriamente lettera motivazionale e curriculum in inglese. Miriana, l'avere una vera e propria certificazione d'inglese attribuisce più punti? No, perché io ho una idoneità B1 con un corso ma a un livello più alto. Posso caricare anche il video o va bene solo l'idoneità? Va bene solo l'idoneità. Cerrone, allora aspetta, sì, va bene l'idoneità. Cerrone, sono uno studente triennale di biologia, posso svolgere questo tirocinio anche se nel mio corso di studio non è previsto un tirocinio? Sì. Maddalena, qualcuno che ha partecipato al meeting può essere così gentile da spiegarmi meglio il tutto? E allora Maddalena, intanto vedrai questo, scusate un attimo, sto soltanto controllando la registrazione, sta registrando? Sì, sì, sì. E dunque troverai questo video caricato sulla la pagina dedicata al progetto italiano che vi ho fatto vedere prima, ci sarà il link a questo video. Per altre domande scrivici a italianconsortium@euforiu.org. There is no translation in English? No, I'm afraid this time not. Miriana, l'alloggio viene assegnato, dobbiamo cercarlo noi, dovete cercarlo voi. Valeria, buongiorno, non sono riuscita a entrare prima, possono partecipare a questo tirocinio anche gli studenti di medicina veterinaria? Sì, possono. Martina, un'informazione, ma se io ho già svolto o svolgerò in futuro il tirocinio in Italia a fini CFU, posso comunque poi fare domanda e fare l'Erasmus Trainship? Sì, puoi. Manu, per stage e tirocini il mio piano di studi prevede 2 punti CFU, io ne devo fare 30 a semestre, come faccio a dare esami e a fare tirocinio contemporaneamente? Questo, guarda, non ti sappiamo aiutare noi. Devi chiedere al tuo ufficio Erasmus. Martina, se prendessi accordi con una host esterna al programma durante il matching, questo mi darebbe maggiori probabilità di vincere la borsa di studio? Guarda, te lo dico sinceramente sì, perché non sei in competizione con tutti gli altri rispetto alle aziende iscritte al portale, cioè quella è solo la tua, quindi... E sei sicura di avere la lettera of availability da loro e quindi sì, hai più possibilità sicuramente di fare il matching. Techeste, do I have to apply directly myself to the organization or the Erasmus organization will apply for us? Yes, you have to apply directly yourself to the organization. We have a template of email that we can suggest you to use to contact companies outside of the portal and inform them about this project and propose your application for traineeship with them.
This is uploaded, if I'm not wrong, on the Italian web page of the project that I have shown you before. Ah, Martina Francioni ci ha detto a Nina l'audio attivo. Giulia, salve, 15 si può accordare per partire anche durante l'estate? Sì. Sorry, I don't know Italian. I know, I'm sorry. This time this info days in Italian. Per il Giovanni, per il B1 conseguito con esame il primo anno di università, che documento devo inserire? Per il B1, che documento devo inserire? Il documento di inglese degli ultimi 2 anni, cioè perché il suo primo anno sia stato in questi 2 anni. Aspetta, Tonio, vuoi rispondere un attimo? Adesso vi rispondo un attimo, Tonia, a questa domanda. Torno subito. Allora, ciao a tutti. Allora, per il B1 conseguito con esame primo anno, sì. Allora, l'esame deve essere stato sostenuto al minimo 2 anni fa. Quindi non ci sono problemi nel caso, si può inserire anche il piano di studi che certifica l'effettivo svolgimento dell'esame. Allora, Manu Parres, se io faccio il tirocinio a novembre 2023, l'host organization deve dire già da oggi, presentazione e bando, quando andrò o le date sono flessibili? Allora, in un primo momento, durante la fase di matching, quando si aprirà e voi vi accorderete con la host, sicuramente deciderete un periodo flessibile, cioè indicherete un periodo. Poi, se otterrete la borsa, nel learning agreement andrete a inserire le effettive date del tirocinio. Quindi, per il momento vanno bene quelle, va bene anche indicare un periodo. Buongiorno, sono iscritta al 5° anno di medicina veterinaria e sono risultata idonea nella graduatoria Erasmus Traineeship. Posso partecipare? Sono iscritta al 5° anno di medicina, sono risultata idonea. A quale graduatoria? Quella dello scorso anno o un altro Erasmus Traineeship? Cioè, no, you for you forse. Per scrivere e darci maggiori informazioni. Sì, magari se ci dai, scrivici su Italian Consortium, così capiamo bene la situazione. Allora, se carico il video in sostituzione della certificazione linguistica, che cosa dovrei dire? Di che lunghezza deve essere? Inoltre il curriculum deve essere in formato Europass. Allora, per quanto riguarda la certificazione linguistica, insomma, richiediamo una presentazione dello studente, puoi dire qualsiasi cosa tu voglia, insomma, perché vuoi partecipare, chi sei, da dove vieni, cosa studi, non so, quello che ti viene in mente, è indifferente. Di lunghezza noi di solito indichiamo 1 o 2 minuti, e il curriculum non deve essere esclusivamente in formato Europass, ma può essere in qualsiasi formato. Qual è una mail di riferimento in caso di problemi che non sia quella dell'università di riferimento? No, vanno bene qualsiasi indirizzo email, cioè non è richiesto per forza l'indirizzo dell'università di riferimento, puoi anche inserire quello tuo personale, dipende da te, non è un prerequisito. Come fa un'università estera a registrarsi? L'ultima volta che provai con il professore dell'università estera non ricevemmo dopo la registrazione una mail di conferma. Vabbè, allora all'università estera. Come vuoi? Ci diamo il change. Allora. Dunque, l'università estera si registra, prima vi ho fatto vedere la pagina dove si registrano sia gli studenti, sia, eccola qua, questo è il portale u4u.org e qui a sinistra si registrano i trainee, qui a destra the host organization. Una università che partecipa come host organization
Chiaramente si deve registrare qui, se non hanno account fai il sign up e poi segue la stessa procedura che avete visto per gli studenti. Scusate, mi confermate che funziona la condivisione dello schermo? No, condivisione schermo no. Ah, non c'è. Non c'è. Ok, allora vi ho fatto vedere una cosa che non avete visto. Un attimo. Condividi schermo. Condividi. Ok. Quindi stavamo qui, questa era u4u.org, host la stessa dove vi registrate voi, sign up e login, stessa cosa fanno le host organization, sign up e login. Poi ritorniamo qui, no, ritorniamo, allora interrompo condivisione, ok. Non ha ricevuto l'email di conferma, allora in questo caso scriveteci a info@u4u e controlliamo che problema c'è stato. Poi Salvatore, buongiorno, ho già conseguito laurea in architettura ma sono iscritto a un altro corso magistrale di cui sono tesista e dovrei laurearmi a dicembre 2022, posso partecipare? Assolutamente sì. Edoardo, buongiorno, ho sostenuto ieri l'esame certificazione inglese B2 che arriverà a novembre, per dare l'occasione di fare la preregistrazione. È consigliabile comunque candidarmi in preregistrazione? Sì. Caricando il video? Sì. Piero, se si avessero altre competenze linguistiche senza certificato, potrebbe essere utile caricare un video? No, per le altre competenze linguistiche diverse dall'inglese, semplicemente indicatele nella candidatura. Senza certificato. Anna Lucia, buongiorno, ho sostenuto l'esame di inglese B1 a settembre 2020. Viene considerato l'anno di conseguimento o anche il mese? No, va bene settembre 2020. Victoria, salve, la domanda deve essere fatta per forza prima della laurea, giusto? Assolutamente sì. The guest, how or where can I get the template? Quale template? Which template are you referring to? The guest? Anyway, all material is in the Italian web page of the project that I showed before. Giulia, cosa succede se rinuncio alla borsa? Perdo la possibilità di partecipare ai bandi futuri? E allora, questa possibilità l'abbiamo tolta, cioè diciamo questa conseguenza l'abbiamo tolta in fase di Covid, perché comunque è stato un bagno di sangue e bisognava rinunciare spesso causa Covid. E adesso teoricamente non è più così la situazione, ma non abbiamo ripristinato questa conseguenza e chiaramente cercate di fare la domanda solo se avete veramente intenzione di partire, perché se no poi altri perdono la possibilità di partecipare perché si rallentano tutti i processi di matching. Simona, il fatto di voler andare al tirocinio da neolaureato non influisce sul punteggio? Assolutamente no. Avere certificazioni di altre lingue diverse dall'inglese che conseguirò prima del tirocinio, ma che attualmente non posso inserire nella registrazione perché non ho conseguito, può attribuire punteggi aggiuntivi in graduatoria? Scusa, se non può inserirli, avere certificazioni di altre lingue diverse dall'inglese che conseguirò prima del tirocinio, ma che attualmente non posso inserire. Cioè, evidentemente lo prenderò dopo, però. Dopo la registrazione. Non influisce. Giovanna, buongiorno, è possibile partecipare come tesisti? Sì, l'importante è che che quando fai la domanda non sei già laureata. Leonardo, come certificazione vale anche OLS? Sì. Ludovica,
Qual è l'email per mettersi in contatto con voi? Adesso Tonia la scrive nella chat. Comunque, italianconsortium@euforiu.org, sta scritto sul bando. Salvatore, se l'idoneità risultante dal piano di studi risale a 3 anni fa, non va bene, deve essere di massimo 2 anni. Techeste ci ha risposto alla domanda su quale template? The template to contact the organization. Allora, vediamo se comunque come domande siamo messe bene, ne mancano poche. Allora, un attimo, Tonia, vuoi controllare sulla pagina del progetto italiano se c'è questo template di email che avevamo preparato? Da scrivere alle host. So, Techeste, we are going to give you an answer in 1 minute. C'è? Miriana, nella sezione profile picture dobbiamo mettere una nostra foto? Sì. Chiara, se qualcuno rinuncia alla borsa ci saranno scorrimenti? Assolutamente sì. C'è scritto pure questo nel bando. Elisabetta, buongiorno, io sono al 3° anno di triennale e sarei interessata a fare un'esperienza post laurea. Potrei laurearmi tra ottobre e dicembre del prossimo anno, 2023. Posso partecipare post laurea? Sì, però devi concludere, devi partire dopo che ti sei laureata e devi rientrare devi finire il tirocinio entro 31 maggio 2024, altrimenti parteciperai al bando dell'anno prossimo. Però sì, effettivamente se ti laurei a ottobre, magari l'anno prossimo non puoi partecipare al bando, quindi ti conviene farlo quest'anno. Tonia ci ha scritto l'indirizzo email dove contattarci. E ci ha messo anche il link al template. Allora, io però, aspetta, scusate, clicco un attimo su questo. Comunque questo sta sulla pagina del progetto italiano. No? Sta su Documents and Rules. Quindi questo è il link. Come si chiamava il ragazzo? Techeste? So here is the link where you find this template that you can use to contact host organization to invite them to participate, register and host you with this scholarship. But you can find this also in the page Documents and Rules of the website. Quindi per tutti quanti a questo link che ci ha indicato Tonia c'è questo template di email da inviare che potete usare, poi modificare come credete, ma è una guida per scrivere un'email a delle aziende che stanno fuori dal portale alle quali volete proporre la vostra candidatura per fare un tirocinio da loro, dicendo che se si iscrivono al portale U4U c'è la possibilità che voi otteniate la borsa di studio per pagare insomma questo tirocinio. E poi Valeria, il mio tirocinio contempla 750 ore. Questo tipo di tirocinio mi può garantire il completo riconoscimento di questa attività? Allora sì, gli orari vanno concordati con la host organization. William, nella scelta dell'ente posso scegliere un laboratorio di ricerca in Germania? Assolutamente sì. Come devo muovermi per farlo? Puoi vedere nella fase di matching se ce ne sono già registrati al portale. Se hai in mente invece tu qualcun altro, li contatti. Ecco questo template di email, William, di cui abbiamo parlato prima, può esserti utile e invitare questo laboratorio che hai in mente. Giulia, l'attività all'estero può essere riconosciuta come tirocinio nel piano di studi universitari? Sì, noi qui stiamo parlando proprio di tirocinio, cioè questa è una borsa di studio per ottenere per tirocinio. Deve chiedere sempre all'ufficio, sì.
riconoscono che... Sì, poi per il riconoscimento dei crediti devi chiedere alla tua università. Salvatore, si può ripetere cortesemente la pagina dove verrà caricata la registrazione di questa riunione? Allora, è sempre la pagina di... Tonia, ce la scrivi? Sì. È sempre la pagina del progetto italiano U4U Italia. U4U.org, U4U Italia. Salvatore, dottoressa, mi scusi ancora per l'idoneità di lingua inglese. È prevista il secondo anno del mio corso di studi e io l'ho sostenuto in corso. Sono al quinto anno di giurisprudenza. Il piano di studi lo attesterebbe. Comunque non va bene? Deve essere non più vecchia di 2 anni fa. Questa è la regola. Anche l'idoneità di lingua nel piano di studi ha una scadenza. L'ho conseguita nel 2018. Sì, deve essere di massimo 2 anni fa. The guest, I got it, thanks in advance. You helped me a lot. You're very welcome. Manu, non riesco a trovare la pagina per registrarsi, potreste linkarla per favore? Ok, adesso Tonia la sta linkando. Allora, ragazzi, siamo riusciti a concludere tutto in un'ora precisa, perché abbiamo iniziato alle 11:03 e sono le 12:03. Adesso Tonia ci mette il link, eccolo qui. Grazie a tutti, in bocca al lupo, mi raccomando scriveteci se avete dubbi, siamo qui per aiutarvi. E, mi raccomando le scadenze, mi raccomando siate proattivi. Lo so che è una parola che può essere antipatica, ma è la chiave. Ciao, buona giornata.